Più o meno tutti gli scrittori della storia, bravi o meno bravi, hanno cercato di spiegare i trucchi, le regole, i meccanismi con cui si costruisce un testo. So, Cicerone, che era certamente uno bravo, aveva spiegato che bisogna ragionare in termini di inventio, quindi trovare gli argomenti, dispositio, metterli in ordine, e poi elocuzio e actio, quindi esporli in modo interessante, eccetera. Gli americani, che adorano scrivere dei libri di scrittura, parlano di pre-writing, free writing e rewriting, che vuol dire prima di scrivere, scrivere un po' liberamente, e rewriting e riscrivere, oppure parlano di plan, draft e edit, che non vi traduco perché l'inglese lo sapete meglio di me. Ecco, io molto semplicemente vorrei proporvi la regola mia. Per farvela ricordare, uso questa sigla, porco. Non è un insulto, ascoltate, porco. P come pensa, O come organizza, R come rigurgita, butta fuori, C come correggi e O come ometti. Vi spiego brevemente. P pensa, non cominciare mai a scrivere, a buttarti sulla schermata bianca del computer o sul foglio bianco. Datti 5 minuti per pensare, magari con una birra in mano, e arrivare al punto 2, che è la O di organizza, un piccolo schema, anche molto breve. Per un libro può bastare una pagina, per un tema, per un'email, una lunga email o una relazione bastano 5 o 6 punti, ma in qualche modo avere un filo da seguire successivamente. A quel punto bisogna scrivere e buttare giù, senza pensarci troppo. Perché? Perché qualche volta proprio il libero corso dei pensieri permette di trovare associazioni, soluzioni di scrittura che, se siete troppo controllati, non verrebbero mai fuori. Ecco perché la parte, la centrale, la R del porco, rigurgita, vuol dire butta fuori e non ci pensare. Pensaci dopo, arriviamo alla C, correggi. Cosa vuol dire? Che scrivere è come scolpire, mettetevelo in testa, vuol dire togliere. Non aggiungere, togliere. Tutto quello che eliminate, togliete, spostate e alleggerite è un vantaggio. Quindi la correzione è soprattutto omissione. Siamo arrivati alla O. Quindi correggere pensando che dovete omettere. Un testo che finisce ed è più lungo di quant'era in origine è sbagliato. Un testo che è più leggero certamente funzionerà, se l'avete scritto bene, naturalmente. Ma questo dipende da voi. Il mio è solo un consiglio: ricordare regola del porco. Ah, lo suggerite ai ragazzi della maturità? Ha funzionato.